Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Un programma in collaborazione col Movimento di Promozione del Reddito di Base Incondizionato. 2,6 milioni di disoccupati, 17 milioni di cittadini a rischio povertà, 8 milioni di persone povere, 4,5 milioni in povertà assoluta. Tutto questo in Italia nel 2021. Non ci sono mai stati così tanti soldi e così tante insicurezza. C'è un movimento in Europa che propone un'alternativa. Non è un'idea nuova, ma è giunto il momento di metterla in azione. Si chiama reddito di base incondizionato. Tutto il mondo ne parla e con 1 milione di firme entro il 25 dicembre 2021 possiamo chiedere alla Commissione Europea di introdurlo. Visitate il sito eci-ubi.eu per maggiori informazioni e firmate la nostra iniziativa. Un saluto da Pietro Cesaro, nuovo appuntamento con Speciale Calcio. Soccer News. Ancora protagoniste le nazionali di calcio, cominciamo con quella di Mancini in trasferta in Bulgaria, vittoriosa per 2-0 con Belotti su rigore per fallo sullo stesso giocatore, nella ripresa palo di Belotti con un pallonetto sul portiere, poi tira alto sulla respinta. Il raddoppio di Locatelli servito da Insigne assegna con un destro a rientrare. 6.394.000 telespettatori su Rai 1 con un 23,7% di share. Il mercoledì successivo in casa della Lituania ancora un 2-0 con le reti nella ripresa, all'inizio di ripresa di Sensi appena entrato di sinistro e Immobile su rigore al 94esimo. Passiamo alla nazionale Under 21 di Nicolato, che è stata impegnata in Slovenia per le qualificazioni ai quarti di finale che si disputeranno qualche giorno prima dell'inizio dell'Europeo delle squadre maggiori. 0-0 sabato scorso con la Spagna, nel primo tempo traversa di Frattesi, nella ripresa altre due espulsioni però con Scamacca per doppia ammonizione, anche se la seconda ammonizione secondo me è stata eccessiva, e Rovella più un giocatore spagnolo. Troppi falli, questo una mia opinione, comunque anche gratuiti, inutili e dannosi per i giocatori della nazionale Under 21, visto e considerato anche il metro di giudizio adottato agli arbitri, forse avrebbero dovuto magari evitare certi falli che poi inevitabilmente li hanno puniti. Nel match decisivo di martedì sera a Maribor, comunque in Slovenia, contro i padroni di casa, successo per 4-0 che ha dissipato ogni dubbio e ha fatto conquistare alla nazionale i quarti di finale. Le marcature 1-0 dopo un batti e ribatti risolve un diagonale di sinistro di Maggiore, 2-0 di Raspadori, 3-0 di Cutrone su rigore che poi sbaglia un altro rigore, il successivo, succede spesso in questi casi qua secondo me che l'errore capita quando c'è una certa contesa tra chi deve batterlo e un altro che si propone, come è stato in questo caso, anche se non sono arrivati a battibeccare, comunque c'è stata una contesa per chi doveva tirare questo rigore tra Cutrone e Frattesi. L'ha tirato Cutrone, purtroppo lo ha sbagliato, ma si è rifatto ampiamente con un grandissimo gol, quello del 4-0, con uno splendido tiro andato all'incrocio dei pali e con l'esultanza anche finale che è sfociata con un abbraccio con mister Nicolato. Nel finale un'altra espulsione per l'Italia, la seconda ottenuta tra l'altro dallo stesso Marchizza. Concludiamo col capitolo nazionali. Quella Under 23 degli Stati Uniti ha fallito la qualificazione ai giochi olimpici perdendo 2-1 contro l'Honduras, mentre la nazionale maggiore degli Stati Uniti ha battuto in un incontro amichevole giocando a Belfast l'Irlanda del Nord 2-1 a segno Reina e Pulisic. Soccer News. Adesso ci riferiamo, grazie a un articolo tratto da fanpage.it, ci riferiamo ai diritti TV che sono stati assegnati. La Lega Serie A ha assegnato ad AZN i diritti TV per i campionati dal 2021 al 2024, ci riferiamo soprattutto alla Serie A. La piattaforma streaming supportata da TIM trasmetterà 7 partite in esclusiva e 3 in coesclusiva. Dopo una lunga fase di discussione tra i club è arrivata la votazione favorevole per DAZN con 16 voti a favore nel corso dell'ultima assemblea. DAZN trasmetterà le partite del campionato di Serie A nel triennio 2021-2024 dopo aver vinto il bando per l'assegnazione dei diritti TV della Lega Serie A. La piattaforma streaming prenderà il posto di Sky come principale broadcaster del campionato italiano. Il verdetto definitivo, dopo una lunga fase di discussione intorno alle offerte presentate a gennaio, è arrivato a pochi giorni dalla scadenza delle proposte. In assemblea di Lega, l'offerta di DAZN ha ricevuto 16 voti a favore e soltanto 4 contrari da Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo.
Per la Serie A si tratta di una svolta storica. Per la prima volta sarà trasmessa in toto da un servizio streaming. Sky può tornare in gioco per la trasmissione di 3 partite per ogni giornata, ma non in esclusiva. L'emittente satellitare è in corsa per il pacchetto 3 del bando, che non è stato ancora assegnato, interessa anche a Mediaset. DAZN ha messo sul piatto 840 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni per i pacchetti 1 e 3 del bando relativo ai diritti TV della Serie A. In sintesi, DAZN trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A, tra cui 7 in esclusiva e 3 in coesclusiva per ogni giornata. Un passo avanti importante rispetto allo scenario attuale stabilito nella precedente tornata di assegnazione dei diritti TV, che ha visto lo sbarco della piattaforma streaming in Italia. DAZN attualmente trasmette 3 partite di campionato per ogni giornata, con le restanti 7 in esclusiva su Sky. Equilibri che cambiano drasticamente dopo la fumata bianca in assemblea. DAZN potrà godere del supporto di TIM a seguito di un accordo ufficializzato poche settimane fa, nel quale la telco rientra come partner tecnologico e pay TV di riferimento. Il ruolo di TIM riveste particolare importanza in vista della rivoluzione tecnologica che si prospetta nel prossimo triennio e dei progressi che saranno necessari anche a livello infrastrutturale per poter soddisfare una richiesta di banda elevata come quella che può portare con sé il campionato di calcio. DAZN trasmetterà in streaming tutte le partite della Serie A attraverso la propria app fruibile su Smart TV, smartphone, tablet, computer, console di gioco e altri dispositivi. Sarà necessaria una connessione internet adeguata per avere accesso ai contenuti di DAZN, un tema sul quale i club di Serie A hanno a lungo dibattuto, prima di superare definitivamente tutte le remore sul piano tecnico e votare per l'assegnazione dei diritti TV a DAZN. Restano in evidenza i diritti di acquisizione del campionato di Serie B sempre per il triennio 2021-2024 e sembra che DAZN non sia interessata, lasciando ad altri operatori come Sky ed Eleven Sports l'eventuale contesa. Su Speciale Calcio ogni tanto parliamo anche di altri sport. Parliamo di beach volley. La stagione del beach volley italiano entrerà nel vivo quest'estate con l'organizzazione del campionato italiano 2021 giunto alla sua 28esima edizione. La manifestazione sarà costituita da un altissimo numero di tappe organizzate su tutto il territorio italiano, dai primi di giugno ai primi di settembre, data in cui verranno assegnati i tricolori di tutte le categorie, dai giovanili ai master. Si giocherà in quasi tutti i weekend, un lungo percorso tra l'altro che comprenderà anche moltissime tappe giovanili e che si articolerà attraverso 2 tipologie di eventi, serie nazionale e gold. Gli appuntamenti gold saranno fondamentali per l'assegnazione dello scudetto, mentre le tappe di serie nazionale saranno propedeutiche per guadagnare punti per la classifica nazionale. A differenza degli scorsi anni, lo scudetto verrà assegnato alla coppia che totalizzerà il maggior numero di punti durante l'arco degli appuntamenti. La ricca e intensa stagione di beach volley sarà poi arricchita e valorizzata dall'appuntamento internazionale più atteso, le finals, che dopo essere state organizzate 2 anni fa nella splendida cornice del Foro Italico, torneranno nuovamente in Italia nel mese di settembre. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, quindi, il calendario della stagione beach volley 2021 sarà intenso come non mai, con il chiaro intento da parte della Federazione Italiana Pallavolo di continuare a regalare ai beachers e a tutti gli appassionati di questo sport nuove ed entusiasmanti emozioni. E a proposito di volley, nello speciale sport storia di questa puntata ricordiamo un evento eccezionale per la nazionale italiana di pallavolo: il mondiale di volley del 1990 vinto dall'Italia di Julio Velasco. Speciale sport storia. Speciale sport storia. Oggi parliamo del campionato mondiale di pallavolo maschile del 1990 vinto dall'Italia. L'organizzatrice fu naturalmente la Federazione Internazionale Volleyball. La competizione si giocò dal 18 ottobre 1990 al 28 ottobre 1990 in Brasile. 16 furono le partecipanti, la vincitrice fu l'Italia, primo titolo allora, seconda Cuba e terza la Russia. Miglior giocatore Andrea Lucchetta, che ora commentatore delle partite di pallavolo su Rai Sport. Le squadre e i gironi, vediamo: il gruppo A era formato da Brasile, Cecoslovacchia, Corea del Sud, Svezia; il girone B
dall'Argentina, Canada, Paesi Bassi, naturalmente l'Olanda e gli Stati Uniti. Il gruppo C dalla Francia, Giappone, Russia e Venezuela. Il gruppo D formato da Bulgaria, Camerun, Cuba e Italia. Proprio il gruppo D andiamo a esaminare con la prima fase, dove l'Italia batté 3-0 il Camerun, Cuba 3-2 batté la Bulgaria, ancora Cuba 3-0 sul Camerun, l'Italia vinse 3-1 sulla Bulgaria, la Bulgaria batté 3-0 Camerun. In questa prima fase Cuba però batté 3-0 l'Italia, con una classifica che vedeva Cuba a 6 punti, Italia a 4, Bulgaria a 2 e Camerun a 0. Naturalmente le prime tre erano passate alla fase successiva. Per delineare le teste di serie nei quarti di finale, Cuba batté Brasile 3-2 e l'Argentina 3-2 l'Unione Sovietica. Negli ottavi di finale la Francia ebbe la meglio sul Canada 3-1, l'Olanda sul Giappone 3-0, la Bulgaria sulla Svezia 3-0, l'Italia 3-0 sulla Cecoslovacchia. Ai quarti di finale Cuba batté l'Olanda 3-2, la Russia batté la Bulgaria 3-0, 3-0 del Brasile sulla Francia e 3-0 dell'Italia sull'Argentina, tra l'altro nazione naturalmente dell'allenatore che dopo divenne italiano, Julio Velasco. Le combinazioni delle semifinali furono Italia-Brasile e Cuba-Russia. Cuba si impose 3-1 contro la Russia e l'Italia clamorosamente vinse contro i padroni di casa, 27.000 spettatori assistettero a quella partita, dove l'Italia vinse 3-2 contro il Brasile. Finale tra Italia e Cuba. Prima però si aggiudicò il terzo posto la Russia, vincendo 3-0 contro il Brasile, che pur essendo stato organizzatore e giocando in casa arrivò quarto in quella competizione. La finale fu tra Italia e Cuba. Sorti chiude ancora! Un'altra grande occasione per salire sul tetto del mondo. Gardini, Fante, Diago, si cerca sempre il solito De Spegne, intercetta Bernardi, Topoli! Sorti, la palla resta in campo cubano, Diago, De Spegne, il nostro muro, la palla è buona di 9 metri. Giovanni Hernandez, 14-15. Cantagalli, Topoli, Lucchetta mette a terra. E adesso c'è la battuta di Andrea Giorgi. Vai grande Zorro. In difficoltà la ricezione. Valdez può solo appoggiare De Spegne, si tuffa Bernardi, Topoli. Vai Cantagalli, fuori! Fuori veramente di un soffio! Ed eccolo Joel De Spegne, il grande protagonista di questo finale di gara. Cantagalli, Topoli, Yamato, Giorgi! E ottiene l'ennesimo cambio palla Giorgi con estrema freddezza. Ed ecco che esce Topoli, entra Martinelli, alziamo il muro in prima linea, c'è il servizio nelle mani di Cantagalli. È pronto, sempre 15-14. Luca Cantagalli, dai Luca, ancora uno sforzo così, fuori la battuta di Cantagalli in un momento importantissimo, comunque era obbligatorio forzare. Torna in panchina Martinelli, rientra in campo Paolo Topoli, c'è Vante in battuta per i cubani, Riccardo Vante, Cantagalli, Topoli, la finta di Lucchetta, Bernardi passato in mezzo alle mani di Valdez. Ancora 15-14, è tornato in battuta il capitano Andrea Lucchetta, ricezione Diago, palla per testa in da seconda linea, Lucchetta difende, del bagger, Topoli, il palleggiatore può solo appoggiare, Diago, proviamo col muro, resta in campo cubano, pallone non cade, passiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Bernardi, Bernardi, campioni del mondo! Del mondo! È il grande momento! Sul tetto del mondo! 16-14! 16-14! Grande Italia! Grande Italia! È il momento della gioia! Campioni del mondo! La voce di Jacopo Volpi, attuale conduttore della Domenica Sportiva, per decretare la vittoria dell'Italia di quel mondiale 3-1 su Cuba. L'Italia era formata da Andrea Anastasi, Lorenzo Bernardi, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Ferdinando De Giorgi, Andrea Gardini, Andrea Gianni, Andrea Lucchetta, Marco Martinelli, Roberto Masciarelli, Paolo Tofoli, Andrea Zorzi e CT Julio Velasco. La classifica finale è quindi Italia prima, Cuba seconda, Russia terza, Brasile quarta, Bulgaria quinta,
Al sesto posto l'Argentina, al settimo l'Olanda e all'ottavo la Francia. Il premio l'MVP per il miglior giocatore del torneo fu dato ad Andrea Lucchetta per l'Italia, miglior difensore Maurizio Lima del Brasile, miglior attaccante Ron Zwerver dell'Olanda, miglior muro Dimo Tonev della Bulgaria, miglior servizio Edwin Ben dell'Olanda, miglior palleggiatore Raul Diago di Cuba e miglior ricevitore Luca Cantagalli per l'Italia. È vero che la palla più importante che hai dato in vita tua è stata la veloce ad Andrea Lucchetta alla semifinale contro il Brasile. In Brasile, pensate, 27.000 spettatori. E l'ordine era un altro. Ma no, non mi dico, no, lì no. Non c'era stato nessun ordine, lì. No, adesso no. Parte delle leggende metropolitane. Certo, no, infatti è una squadra da leggenda, quindi viviamo anche di qualche leggenda. Questa domanda me l'ha fatta in parecchi, no? Cioè, avere, beh, lì bisogna avere sangue freddo, dare lì, giocare contro il Brasile, 25.000 persone che ti urlano contro, al tie break, dare una veloce Lucchetta. Insomma, però, no, però istintivamente no, Lucchetta sicuramente c'era un bellissimo affiatamento, però magari molte Francesco, domande. Francesco, fai poterlo rispondere. Ho sentito di dare la veloce a Lucchi e Lucchi l'ha messa, ha fatto una buca per terra sicuramente, quindi meglio di così, però in quel momento mi sono sentito di fare così e fortunatamente è andata bene. Ma sì, è andata benissimo, no? Bene. Vi dico la verità sulla storia dell'alzata di Lucchetta. Io ero lì presente, ero di passaggio vicino alla panchina. Allora, Velasco ha detto, dalla a tutti tranne che a Lucchetta. Ma c'erano 27.000 persone, forse Paolino ha sentito Lucchetta e gliel'ha dato. Questa è la versione ufficiale, da leggenda, è la versione da leggenda. C'è un aneddoto velocissimo che si può raccontare una sera prima di una gara importante o la sera dopo la gara importante. La però che si possa raccontare... Sera dopo, ce ne sono tantissime. Beh, guarda, mi metti un po' in difficoltà, perché effettivamente con Lucchetta e Zorzi, insomma, ci sono delle cose che non si possono raccontare tanto. L'unica cosa è... Con Lucky, diciamo, si faceva un po' di filosofia, nel senso che lui non sapeva quello che diceva, noi non capivamo quello che diceva, non metteva le virgole, non metteva i punti, quindi non si capiva niente. Zorzi si faceva qualche domanda di quelle pesanti. Per un esempio? Quanto dura l'eternità? Allora potete capire come il gruppo si cementava abbastanza, ognuno... Diciamo, c'era un'accettazione ampia dei nostri pregi e dei nostri difetti. Non mi fa raccontare altre cose che non so. Grazie. Speciale Sport Storia. Speciale Sport Storia. Speciale Calcio. Rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Ascoltare la trasmissione andate su www.pietrocesaro.com. Un saluto da Pietro Cesaro.